Il ruolo delle istituzioni è fondamentale, noi ci siamo resi conto di questo fenomeno importante, ma non solo di violenza per quanto riguarda anche le dipendenze, dall'acquisizione dei dati sociosanitari e quindi proprio sulla scorta di questa emergenza abbiamo costituito vari tavoli per l'analisi delle problematiche e oggi per esempio terremo il tavolo tecnico MIM regionale proprio in cui dedicheremo il mese di novembre alla violenza, ossia tutti i ragazzi delle scuole della regione analizzeranno questo fenomeno, perché nasce la violenza, come nasce la violenza, le motivazioni. Oggi Bauman aveva il sociologo individuato, viviamo in una società liquida, questi ragazzi non hanno più argini, confini e infatti il nostro richiamo è anche ad attuare da parte dei questori quello che sia il DASPO urbano, questi ragazzini vanno in giro senza limiti, senza controllo da parte dei genitori e quindi abbiamo creato un cortocircuito sociale e una responsabilità anche per me è importante è quella dei giochi che vanno a sviluppare la chimica della violenza e quindi si vibrano le coltellate per scherzo in questi giochi, ma poi i ragazzi vivono una realtà virtuale che la proiettano in quella reale. Quindi noi interverremo e stiamo intervenendo e chiedo ancora di più ai questori di attuare il DASPO urbano. Le famiglie non contengono più questi ragazzi perché non hanno più il pugno fermo, non sono più autorità autorevoli, un tempo si era anche autoritari e quindi non riescono a contenere il fenomeno, ma se sei genitori devi porre dei limiti, devi far rientrare i tuoi figli in una condotta di vita da minorenne che vive in casa, che vi è il patto di reciprocità, cioè noi genitori diamo loro la possibilità di studiare, di avere una vita degna, le diamo dignità e loro devono, per il patto di reciprocità, devono avere dei comportamenti adeguati. Noi abbiamo la responsabilità genitoriale, ma loro hanno anche il ruolo di figlio nel onorare i genitori.